4 to 6 weeks later. Allora, lo so, non ci vediamo da un po', scusate. Stamattina ho un po' più di tempo del solito, quindi mi sono messa a... cioè, almeno ho iniziato a lavorare a questo coso. Se questo vasetto vi sembra familiare, è lo stesso. È perché un tempo in questi vasetti c'erano Sandy e Danny. Ora, io ci ho provato con Sandy e Danny. Ci ho provato tanto, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Flavio ha resistito abbastanza, Sandy e Danny proprio... poverini. Quindi in loro onore ho deciso di riutilizzare i vasetti e fare qualcosa di carino, e Matilda ovviamente ha voluto contribuire facendo cadere questo e devastandolo. Allora ho pensato di rimetterlo insieme con l'attack e poi coprire i vari buchi di pezzi che non sono riuscita a recuperare con la creta, e ci ho fatto pure sto coso che vorrei fosse un bruco, e insomma, quindi adesso vorrei dipingere di rosa tutto il vasetto e poi il bruco farlo verde. È solo che devo fare più passate di bianco all'inizio, soprattutto nella parte di terracotta, perché vabbè, sulla creta essendo bianca attacca già bene il rosa, invece sulla terracotta non si vede niente. Quindi insomma devo fare tutte queste robe, e ora aspetto che almeno le prime passate asciughino. Comunque, a parte questo, dato che abbiamo perso due carissimi amici, ho deciso di adottare un altro piccolo angelo che entrerà a far parte della nostra famiglia. Allora, non vedete niente, io tra l'altro ho sempre la testa tagliata. Capiamo come fare. Così meglio, si vedono le mie ciabatte. Sto sbagliando tutto! Come... non so come approcciarlo. Ok. Ok. Il suo nome sul sito era Little Peppy o Peppy, cioè non lo so, Peppy comunque. E quindi non lo so se vogliamo comunque chiamarlo Peppy oppure dargli un altro nome. Fatemelo sapere. In caso voglio raccontarvi un attimo l'avventura con questa piantina, perché all'inizio non doveva arrivare questa. Ne avevo vista una che aveva dei fiori rosa stupendi e ho detto no vabbè. E quindi così, presa dal... no? Offuscata dal rosa, l'ho subito presa. Poi però mi sono, per fortuna, controllato che fosse effettivamente pet friendly, perché alcune piante non sono adatte a vivere con animali in casa. E questa assolutamente non lo era, anzi era tipo super nociva per i gatti nello specifico. In alcuni siti veniva definita come mortale per i gatti, e quindi ho avuto un infarto, ho detto no. No, non posso uccidere Matilda. E quindi ho subito contattato, ho detto fermi tutti! E niente, sono stati carini, insomma per fortuna non avevano già inviato tutto e l'hanno sostituita con questa che per Matilda va benissimo, può avvicinarsi senza rischiare la morte. Bene, quindi abbiamo quasi ammazzato il gatto. Peppy devo dire è molto carina. Adesso aprendola ho fatto un po' di danni perché, raga, qua dietro alcune foglie le ho un po'... cioè ho fatto un po' di danni, ma perché non sono molto brava ad aprire i pacchi. Devo decidere dove metterla. Pensavo di metterla sulla scrivania, perché vorrei un po' più di verde sulla scrivania. Il problema è che è piena di roba, quindi dovrei fare tipo un restyling totale. Fuoco, ok. Ignorate il fatto che qui è tutto, cioè è in disordine perché stavo provando dei nuovi acquerelli, però too much cose, e quindi volevo provare a ripulire un po', mettere un po' di... cioè... fare un po' più minimal questa parte, magari togliere le foto qui e mettere appunto la piantina, non lo so. Comunque penso che metterò un attimo in ordine perché ho fatto un casino. Comunque, oggi in realtà è una giornata un po' più libera e quindi volevo approfittare per fare cose... boh, cioè in realtà non lo so. Ieri ho vloggato qualcosa, ma ho lavorato tutto il giorno, quindi... eccovi le cose che ho fatto ieri. Flashback. Ma questa volta che hai letto tu il giorno stesso a questo orario? of flashback. Vabbè, vedete tutto il bordello lì dietro. No, però è troppo buio. No, il fatto è che davvero lì c'è sempre un casino. L'ultimo periodo mi sono un po' data a, non lo so, le cose un po' più artistiche. Mi sono presa bene tipo con gli acquerelli, la creta e queste cose. Ho accumulato un po' di cose e il problema è che non ho spazio. Non so dove metterle, dovrei comprare uno di quei portaoggetti, non lo so. No, però volevo farvi vedere due cose in particolare che ho comprato di recente. Una è utile e una è semplicemente meravigliosa. Allora, la prima è questa borraccia che ho da i primi di gennaio, cioè l'ho comprata a gennaio, e praticamente niente, sono 2 litri d'acqua, ci sono tutti i vari orari, in questo modo riesco effettivamente a bere 2 litri d'acqua, perché spesso magari mi dimenticavo di bere o cose del genere. Ora, questa cosa è assolutamente utile? No, cioè se già bevete di vostro, io vi dico, cioè non vi serve, però per me è stata molto utile, soprattutto quando magari sono fuori casa, cioè so che è una roba enorme da portarsi dietro, però è comoda, cioè almeno per me è comoda. Poi l'altra cosa è questa. Per Capodanno sono stata a New York. Wicked è uno dei miei musical preferiti, solo che non avevo mai avuto modo di poterlo vedere dal vivo, ed è stato, raga, più giù, cioè... E lì ero troppo presa dal tutto e ho detto no, devo assolutamente prendermi The Snow Globe. Dentro ci sono i glitter rosa e verdi, ovviamente. C'è anche il carillon dentro, aspettate. Oh, oddio, forse... No, vabbè, dai, non mi demonetizzeranno per... E insomma, vabbè, qua c'è la scritta Wicked e poi dietro c'è l'iconica frase, il rosa... sta bene con il verde. C'era anche un sacco di altra roba, però devo dire che allora avrei voluto una felpa, solo che delle felpe che c'erano non mi piacevano particolarmente e quindi mi sono buttata sullo Snow Globe, perché non lo so, è carinissimo. Comunque niente, adesso penso che farò alcune robe che devo fare per lavoro e poi dopo non lo so, vedremo cosa combinare in questa giornata. Tra l'altro stasera ho un aperitivo, non esco di casa, regà, veramente dal 98, però oggi ho detto dai, va bene, accetto questo invito, vi porterò, no, non con me all'aperitivo, però ci prepareremo insieme per l'aperitivo, non lo so, non so più neanche fare i vlog, ormai ho perso tutte le mie skill, non so più fare niente. No! Non riesco. Riuscire a trovare un'angolazione che sia decente in questa stanza è molto complesso. Comunque niente, ciao. Sono passate tipo 2 settimane dall'ultima volta in cui abbiamo parlato, perché ho avuto il Covid. Vabbè, me l'hanno contagiato nel modo più stupido del mondo, però vabbè. Ma io che capelli ho? Comunque ora finalmente sono negativa, mi è anche arrivato il nuovo Green Pass e... domani vado a vedere The Batman e sono gasatissima, e per l'occasione volevo ovviamente avere una maglietta a tema. Continuo a guardare in alto e sembra che io stia guardando l'orizzonte, però ci mettiamo da un'altra parte perché non si vede niente. Allora, è molto instabile tutto ciò, boh, non capisco. Oh, ok, ho modificato le impostazioni, niente, sono io cane. Qua questa roba possiamo anche spostarla, da fastidio. Devo andare a vedere The Batman, no? Ovviamente, no, di nuovo. Boh, vabbè. Allora, devo andare a vedere The Batman e volevo ovviamente essere preparata e mettermi una maglietta a tema, ovviamente Twilight, perché... Siccome sono sfigata e non ho effettivamente la maglietta che volevo, perché avrei dovuto ordinarla molto prima e vabbè, non mi arriverebbe mai in tempo, ho deciso che me la faccio da sola, perché tempo fa avevo comprato questi fogli, sono dei fogli su cui voi potete stampare quello che volete, poi con il ferro da stiro li stirate sulla maglia che avete deciso di trasformare e si appiccica. Ora, per fare questa cosa io ho deciso di fare questo. Vi faccio vedere tutti i passaggi. non vedete niente, letteralmente. No, sì, ok. Su questo sito, vabbè, vi lascerò il link qui in info box. Praticamente potete mettere, cioè, qualsiasi frase, qualsiasi parola e ve la trasforma come il logo di Batman. Quindi io ho fatto questo. The Twilight. Poi fai go e ti crea la cosa. Poi io l'ho scaricata e modificata per la maglietta, per poterla stampare e quindi che, in modo che sia dritta sulla maglia, dovete tipo invertirla, quindi tipo ho fatto flip in modo che la scritta sia al contrario, l'ho salvata come PDF e la devo stampare appunto su questi fogli. Vedremo come andrà questa cosa. Potrebbe venire schifoso perché avevo già provato a fare questa roba qua e non me era venuta. Il rischio è alto, ma voglio provarci, quindi... Oh mio Dio. Ok, allora, sono passate le ore, però, ho stampato. Adesso proviamo a fare questa cosa. Ho molta paura. Ok, ci siamo. Allora, questa è una felpa nera semplicissima, cioè tipo monocromatica, così random. E niente, devo un attimo spelacchiarla perché avere un gatto in casa implica avere i suoi peli ovunque. Boh, io sto cercando di fare del mio meglio, però secondo me, raga, e non ho quei rulli di... cioè quelli appiccicosi, quelli sarebbero stati il top. Posso usare lo scotch? Ok, no, decisamente aiuta molto scocciare tutto. Top! La zona dove voglio fare la stampa è più o meno a posto. Tanto ritaglio questo. Spero venga bene. Non voglio che venga un'altra cagata come l'altra volta. Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Fuck. E ora lo devo posizionare più o meno dove vorrei che stesse. Accendo il ferro da stiro. Ci siamo, è il momento della verità. Ho paura, cioè più che altro ho paura di averlo messo storto. Ho cercato di usare un righello e calcolare, però è un po' difficile con la maglia perché, cioè, non è perfettamente, non lo so, quindi boh, ho paura che venga una cagata, però rimaniamo positivi. Non ho controllato se era dritto o meno, cioè se era... no, vabbè. Sto pregando, sto pregando. Non si stacca. Ok? Oh mio Dio! Ok, ci sono alcuni pezzetti che... tipo qua... per... per fortuna è dritta. E secondo me non è nemmeno venuta così male. L'unica roba... c'è tipo una... specie di macchia bianca. Questo lato qua è un po' di merda. Però The Twilight, cioè comunque si vede. Ok, allora così forse si vede meglio. Vedete qua che ha tipo dei graffi perché purtroppo si è un po' piegato il foglio, non lo so. E qui c'è tipo una specie di macchia. Alla sa... in realtà in fotocamera sembra molto più brillante di com'è effettivamente in realtà. Ok, direi che vabbè, lasciamo riposare la maglietta. Vediamo domani. Aiuto.